Care amiche e cari amici di Runner 451, benvenuti a una nuova settimana di risultati dei runner che si allenano con i nostri piani di allenamento personalizzati Runner 451 Training. Prima di tutto devo scusarmi con Luca che non è entrato nel video del 3 aprile, nonostante il suo personal best di 3 ore e 20 alla maratona di Milano, ma erano veramente tanti, quasi 40 e me lo sono dimenticato. Scusa Luca, abbiamo rimediato. Poi andiamo a Solarolo, in provincia di Ravenna, dove Max arriva terzo in categoria in una 14 km con una buona media poco sopra i 3,40. E poi ci rimaniamo in Romagna e ci spostiamo a Forlì, dove abbiamo sia Massimo che fa il suo personal best sulla mezza di Forlì e Lorenzo, di cui abbiamo solo il pettorale, anche lui personal best sulla mezza di Forlì. Complimenti a tutte e due. Continuiamo con i personal best, attraversiamo l'Appennino tosco-romagnolo e finiamo a Firenze, dove abbiamo qui Barbara che fa il suo personal best abbassando di 12 minuti nella mezza di Firenze per pochissimi secondi, poco sopra il muro delle 2 ore, e Greta, al battesimo praticamente sulla mezza, fa un super personal best in 1:47. Complimenti per una che non corre mai su strada ma fa altri tipi di gare. Rimaniamo in Toscana, abbiamo Roberto che non fa il suo personal best, per quanto non ci sia andato molto lontano, ma un'ottima prestazione alla mezza di Prato. Guardiamo più verso ovest, abbiamo Raffaello, anche lui personal best alla mezza di Genova, complimenti. Guardiamo verso est e abbiamo Filippo, quindicesimo di categoria al trail notturno che c'è stato nella bellissima città di Venezia. Andiamo verso sud e a San Benedetto alla mezza dei fiori, Nazario che oltretutto una mezza test, perché stiamo lavorando poi su altre gare, anche lui personal best. Centro Italia, alla sta 10 km, abbiamo Marco che va vicino al suo personale, non ci arriva, ma devo dire che poi gli ultimi mesi non sono stati neanche facilissimi e complimenti, ha girato benissimo. Bene, con questo auguro a tutti una serena Pasqua, ci aggiorneremo nelle prossime settimane, non la prossima, quelle dopo, con i risultati dei prossimi weekend di gare. Buone corse a tutti, ciao!